Una visione panoramica del mondo che sfugge anche alla capacità di immaginazione. Immagini tipica dell'occhio umano sarà al centro della mostra fotografica dedicata all'artista friulano Diego Cinello, che verrà ospitata fino al prossimo 1° novembre a Villa Manin. Nella dimora dogale oltre 70 foto panoramiche di larghe vedute, così come sono state definite dai maggiori critici nazionali ed internazionali. Ritrarranno in un modo inusuale scorci delle nostre terre, ma anche delle principali città italiane e capitali europee. La particolarità di questa mostra è data dalle dimensioni delle fotografie, che in alcuni casi arrivano a misurare anche 1,30 m d'altezza per 4 metri di lunghezza. Tre le sezioni in cui si articolerà l'esposizione. La prima, dal titolo Friuli, terre di larghe vedute, terre di patriarchi, raccoglie le immagini storiche scattate da Cinello. Le 24 gigantografie con panorami che spaziano fino a 360 gradi ritraggono l'ormai famoso Monte Talm, la prima foto in assoluto di larghe vedute scattata più di 20 anni fa, dalla quale hanno preso il via una serie di altre opere famosissime legate alle montagne friulane. Non mancano scorci di città quali Palmanova e Grado, ma anche Tarcento di Notte in occasione del Pignarul Grant. Una seconda sezione invece dedicata alla nostra penisola, anche in questo caso con soggetti contenuti in un libro dal titolo Italia che spettacolo. Terza e ultima sezione è quella in cui vengono ritratte le principali capitali del vecchio continente. Un'esposizione da non perdere fino al prossimo 1° novembre.